Cari amici, eccoci qua sul titolo della nuova trasmissione, le pagelle di Moody's. Vedete l'articolo, cari? Qualche giorno fa i politici italiani, politici di varia estrazione, si stracciarono i capelli e ci dissero che Moody's dava delle pagelle falsate, che noi eravamo virtuosi e che Moody's complottava contro l'Italia. E si chiede come mai esistano queste agenzie di valutazione, di rating, come mai esistono, e casomai sarebbe meglio che le pagelle di valutazione, no? Le agenzie di rating, magari le mettessimo in mano, non so, ai politici, va bene, le mettiamo in mano ai politici, le pagelle, le agenzie di rating, e tutto torna come d'incanto, torna tutto sereno. Però poi con Italia e Spagna rischiamo che deragli la ripresa mondiale. Il Fondo Monetario Italiano strilla l'Europa, non solo l'Italia, l'Europa, faccia di più per la crisi del debito. E non sono soltanto le varie agenzie di rating che ci danno dei voti negativi, ma anche il Fondo Monetario Internazionale dice chi se ne frega sia delle agenzie di rating che del Fondo Monetario Internazionale, ma chi se ne frega? Vabbè, io vi facevo notare, cari amici, nei vari video dal titolo Occidente Default, ve l'ho fatto notare una infinità di volte, che chissà perché in Oriente non ci sono le speculazioni finanziarie, chissà perché ci sono soltanto in Occidente le speculazioni finanziarie. E vi spiegavo il motivo, vi ho spiegato un'infinità di volte che gli speculatori finanziari sono semplicemente come gli avvoltoi non vanno ad uccidere delle prede per mangiarsi, delle prede belle sane, gli avvoltoi stanno in cielo, guardano quello che succede sulla terra e se vedono un qualche animale malandato perché è troppo vecchio, ho ferito, e si precipitano e loro terminano un'opera che già è stata iniziata da qualcun altro, un animale gravemente ferito che non è più capace di difendersi, ci pensano gli avvoltoi a finirlo, e gli avvoltoi non vanno sopra un organismo sano, così gli speculatori finanziari e noi li troviamo soltanto dove ci sono organismi sociali malandati. Occidente Default. Quindi inutile prendersela con gli speculatori finanziari. Loro arrivano dopo. Prima le cose vanno male, prima l'economia rallenta, prima le industrie chiudono, prima le industrie si spostano in Oriente. Dopo arrivano gli speculatori finanziari. Quindi è inutile star qua a discutere sul fatto che loro, le agenzie di rating, ci danno a noi, ma a tutto l'Occidente, e danno delle pagelle negative. Se anche non ci fossero le agenzie di rating, la musica non cambierebbe. Sempre in default si trova l'Occidente. Tante volte vi ho detto che l'Occidente ha già avuto i suoi secoli di gloria. Per non andare troppo indietro, fermiamoci all'impero spagnolo e all'impero portoghese che dominavano su tutto il mondo. Poi dopo si è formato il grande impero francese, l'impero olandese, poi si è formato l'impero inglese. Dalla scoperta dell'America sino all'altro ieri, si può dire, l'Occidente ha imperato su tutto il pianeta e non si era mai trovato
in una condizione come quella degli ultimi decenni l'Occidente, mai l'Occidente ha dovuto confrontarsi con un altro apparato industriale. Con il sorgere dell'apparato industriale orientale, Corea del Sud e Giappone, Giappone mi pare che sia la terza potenza mondiale, il Giappone al numero uno, abbiamo gli USA ancora, anche se in decrescita, al numero due la Cina, al numero tre il Giappone. Quindi con il formarsi del grande apparato industriale orientale, Corea del Sud, Giappone, ma soprattutto Cina, India e tutti gli altri paesi BRICS, per noi è finita la crescita, non ci sono più spazi di crescita per l'Occidente. Tante volte vi ho fatto notare che anche troppo, se i nostri apparati industriali riescono a vendere in Occidente, perché di certo noi non riusciamo a vendere in Oriente, dove c'è il grande apparato industriale orientale, e di certo non riusciamo più neanche a vendere nelle altre parti del mondo, Medio Oriente, Africa, perché alle altre parti del mondo ci pensa l'apparato industriale orientale. E quindi già da circa 3 anni fa vi ho detto che dobbiamo prepararci. Sono 2 anni e mezzo, il mio primo video intitolato Occidente de Fou è di 2 anni e mezzo fa, forse 3 anni. Dobbiamo prepararci a vivere in una maniera diversa, ma non soltanto noi italiani, l'intero Occidente. Gli Stati Uniti non stanno mica meglio di noi, la metà del debito pubblico statunitense è nelle mani dei fondi sovrani cinesi. Ecco, prepararsi, corsi e ricorsi storici, non c'è da meravigliarsi di tutto ciò. L'Occidente ha imperato su tutto il pianeta dal 1500 circa sino a poco dopo la Seconda Guerra Mondiale. E ora è arrivato il momento dell'Oriente, dell'apparato. Che sia chiaro, però, e nel mio video intitolato l'eresia capitalistica, spiegavo pure che la crescita dell'Occidente, ossia la crescita dell'Oriente, non è mica una cosa tanto positiva, perché a un certo punto la crescita dell'umanità sul piano industriale dovrà pur fermarsi, anche se gli accordi o disaccordi di Kyoto non li vuole rispettare nessuno, né gli Stati Uniti né la Cina. E prima che il pianeta diventi una fogna a cielo aperto, dovremmo pur fermarla la crescita. Noi abbiamo smesso di crescere e le agenzie di rating non fanno altro che prenderne atto. E tra non molto tempo dovrà smettere di crescere pure il Grande Oriente, perché anche nel Grande Oriente si renderanno conto che la prospettiva è quella di vivere in un pianeta trasformato in una fogna a cielo aperto. Comunque non prendiamocela con le agenzie dirette, come gli studenti non devono prendersela con i professori, e quando ricevono un voto negativo ma devono fare mea culpa, così noi è inutile che ce la prendiamo con le agenzie di rating, che in fin di conti, ripeto, operano come gli avvoltoi. Non sono gli avvoltoi la causa degli animali che poi gli avvoltoi mangiano. Il fatto è che gli avvoltoi vanno dove c'è un organismo moribondo. E così le agenzie di rating non fanno altro che prendere atto della nostra realtà di Occidente, di default. Ok, cari amici, grazie, e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.